Inaugurata la nuova area di degenza cardiologica del Dipartimento Cardiotoraco-Vascolare dell'azienda ospedaliera universitaria senese. La nuova area di degenza è frutto di una ristrutturazione importante del valore di circa 1,5 milioni di euro che offrirà ai professionisti, pazienti e familiari ambienti progettati in base alle esigenze e necessità assistenziali. 16 camere di degenza, di cui due singole prevalentemente dedicate alla degenza dei pazienti trapiantati di cuore. C'è anche una stanza dedicata al colloquio con i familiari per garantire accoglienza e riservatezza e altri spazi dedicati ai professionisti con grande attenzione alla luminosità e alla cura dei dettagli. Ascoltiamo la professoressa Serafina Valente, direttrice del Dipartimento Cardiotoraco-Vascolare e della Cardiologia. Questi pazienti che noi tutti i giorni dobbiamo trattare sono pazienti molto particolari che si rivolgono a noi proveniendo da tutta la Toscana, perché l'ESCOT è l'unico centro dove c'è appunto il centro trapianto di cuori. Quindi sono pazienti che vengono speranzosi, con molta fiducia, e noi alcune volte non siamo in grado di fronteggiare, di avere dei risultati positivi nel senso di garantire quello che loro si aspettano da noi. E allora almeno il comfort ambientale per loro e i loro familiari per noi è un obiettivo di cura anche questo. Tutto il personale medico, infermieristico, tutti che lavorano in cardiologia in questi anni hanno passato dei momenti molto difficili dal punto di vista diciamo organizzativo nostro, quindi poter garantire anche a loro un ambiente di lavoro più idoneo, più bello, secondo me servirà anche di stimolo a credere ancora di più in quello che fanno e a migliorare il rapporto col paziente, sempre più difficile ma sempre più importante. L'inaugurazione è avvenuta insieme ai rappresentanti istituzionali, professionisti, direzione aziendale e volontariato. Ascoltiamo l'assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini. Esprimiamo grande soddisfazione come Regione Toscana, insomma, per questo tassello ulteriore che viene messo nell'ambito del progetto più complessivo di riqualificazione strutturale e tecnologica dell'azienda ospedaliera universitaria senese. È un progetto, quello della riqualificazione strutturale e tecnologica, particolarmente ambizioso, particolarmente significativo, che è fatto di grandi interventi come l'edificio Volano, che è fatto di altri interventi rilevanti che sono in corso di progettazione, ma che è fatto anche di piccoli tasselli che mano a mano servono a integrare e qualificare ulteriormente, diciamo, singoli reparti dell'azienda ospedaliera universitaria senese. Quindi qua è importante che si siano usati 1,5 milioni di euro per qualificare, migliorare il comfort, l'accoglienza, la funzionalità, diciamo, di questo reparto, che è uno degli elementi di eccellenza dell'azienda ospedaliera universitaria senese, che è un reparto, diciamo, di riferimento per l'intera regione toscana. E quindi, ecco, io credo che vada salutato positivamente questo passo avanti ulteriore nella qualificazione strutturale, diciamo, dell'azienda ospedaliera senese, con una grande attenzione, ripeto, all'accoglienza, al comfort per i pazienti. Nelle prossime settimane saranno trasferiti i pazienti e successivamente la OU senese darà il via alla ristrutturazione dell'altra ala di degenza. Nell'area cardiologica vengono ricoverati i pazienti con patologie acute e croniche dell'apparato cardiovascolare, compresi i pazienti trapiantati di cuore dopo la fase di ricovero in terapia intensiva, considerando che qui ha sede il centro di riferimento per la regione toscana per i pazienti da valutare per trapianto cardiaco e VAD. Ascoltiamo la direttrice sanitaria Maria De Marco e Daphne Rossi, coordinatrice del comitato di partecipazione. Primo step di ristrutturazione della degenza della cardiologia, abbiamo poi un'ulteriore fase dove ci sarà anche una ristrutturazione della restante parte del reparto con una ristrutturazione importante dell'UTIC, dell'unità intensiva cardiologica, e anche della parte dell'emodinamica e dell'elettrofisiologia, che sono tutte in continuità, quindi nel dipartimento cardiologico, quindi sulla solita stecca, quindi un processo di ristrutturazione che continua anche su successivamente. Questo ci consente sicuramente di avere un maggior numero di posti letto di degenza ordinaria. Poi ci sarà la seconda fase che ci consentirà anche di ampliare di poco ma un po' i letti di terapia intensiva cardiologica. Sono molto molto felice. Perché? Perché è la dimostrazione dei progressi che si stanno facendo in questa azienda
e della realizzazione di un piano di ristrutturazione molto importante, che serve ovviamente per aiutare gli operatori, come ha detto la professoressa Valente, però sicuramente dà un maggior comfort, ma anche diciamo una vivibilità maggiore per quelle persone, per i pazienti, che ovviamente quando arrivano hanno dei grossi problemi e che se trovano un ambiente accogliente e diciamo più consono, sicuramente staranno meglio, diciamo, no? Quindi andare avanti sul piano di ristrutturazione, che è importante, che il direttore ha fatto in accordo con la regione naturalmente, è veramente una cosa che ci rende felici tutti.